Oggi mentre che pregavo pensavo, scherzavo con Giuseppe sulla telecamera, perché a volte magari mi metto in soggezione su quella davanti a quella telecamera, però ho pensato una cosa mentre che ero a casa. Pensavo, ma io sto andando lì per dare qualcosa o per apparire davanti a un pubblico, per apparire davanti a una telecamera, per apparire per fare bella figura. E ho detto, Signore, ma non credo che io sto andando lì per questo. Io sto andando lì per dare quello che tu mi stai dando, quello che io sto ricevendo da te e posso dare ad altri, a me. È così. E a volte noi, io oggi volevo parlare dell'Italia, della Chiesa italiana, in accordo a quello che hanno detto loro, perché sono convinto di una cosa, che noi italiani siamo un popolo veramente strano. E ve lo dico veramente, io guardo Sky e mi rendo conto che gli unici a non credere ai nostri stessi progetti sono gli italiani stessi. E questo è allucinante, è impressionante questa cosa. E sapete perché? Mentre guardavo l'altro giorno un programma su Sky, ho visto che il primo personal computer al mondo è stato inventato da una casa italiana, da ingegneri italiani, e si chiama Programma 101 ed era dell'Olivetti. Wow! Gli italiani dovevano essere miliardari come l'America. È vero o non è vero questo? Sapete cosa hanno fatto? Si sono venduti tutti i progetti, si sono venduti direttamente la fabbrica, il reparto che hanno lasciato solo il reparto delle calcolatrici Olivetti e si sono venduti i reparti dei personal computer all'America. Io dico, Dio ci ha dato tanto in passato, Dio ci ha dato tante promesse, tante benedizioni per l'Italia e noi siamo stati capaci di buttarli. E io pensavo, Signore, magari io sono uno di questi. Sapete perché? Perché arrivo qui e mi blocco. Dio mi fa delle promesse e io riesco a non credere a quelle promesse. Dio mi dice un giorno predicherai, arrivo qui, mi batte il cuore, mi emoziono e non so dare quello che Dio mi ha dato. Perché? Perché siamo noi stessi a non credere a quello che Dio ci dà. E io ve lo voglio dimostrare attraverso la parola. E vi voglio dimostrare la Chiesa attraverso la parola. Se prendiamo tutti quanti in Genesi 25, partiamo dal Vecchio Testamento. In questi giorni ci stiamo sbizzarrendo sul Vecchio Testamento. Anche Rosario mi ha incoraggiato a portare questa parola perché dice: devi fare sempre un accordo fra quello che è il Nuovo e il Vecchio Testamento. E sapete, leggendo questo ho trovato delle meraviglie impressionanti sul Vecchio Testamento. Andiamo a leggere la storia in 25 di Isacco, di Abramo, prima che della storia di Abramo. Questi sono i discendenti di Isacco e di Abramo. Abramo generò Isacco e Isacco aveva 40 anni quando prese in moglie Rebecca, figlia di Betuel, l'arameo, nome arameo, l'arameo, di Padan Aram e sorella di Labano, l'arameo. Isacco supplicò l'Eterno per sua moglie perché egli era sterile. Ella lo La 25, 25, 25, Genesi 25 e 19. Scusa, l'avete preso? Sì, si fa. Ricomincio? Sì, ricomincio. Ricomincio. Questi sono i discendenti di Isacco, figli di Abramo. Abramo generò Isacco e Isacco aveva 40 anni quando prese in moglie Rebecca, figlia di Betuel, l'arameo, di Padan Aram e sorella di Labano, l'arameo. Isacco supplicò l'Eterno per sua moglie perché ella era sterile. L'Eterno lo esaudì e Rebecca, sua moglie, concepì. Ma i bambini si spingevano l'un l'altro sul grembo ed ella disse: se è così, perché mi trovo io in questa condizione? Così andò a consultare l'Eterno e l'Eterno gli disse: due nazioni sono nel tuo grembo e due popoli separati usciranno dalle tue viscere. Uno dei due popoli sarà più forte dell'altro e il maggiore servirà il minore. Quando venne per lei il tempo di partorire, ecco ella aveva in grembo due gemelli. Il primo che uscì fuori era rosso, egli era tutto quanto come un mantello peloso, così lo chiamò Esaù. Dopo uscì suo fratello che con la sua mano teneva il calcagno di Esaù, così lo chiamarono Giacobbe. Ora Isacco aveva 70 anni quando Rebecca partorì. Io voglio dire una cosa. Intanto alla supplica di Isacco
Dio subito fa qualcosa nella vita di Isacco. E sapete una cosa? Se leggiamo qui, Isacco supplicò l'Eterno per sua moglie perché ella era sterile, e l'Eterno esaudì e Rebecca sua moglie concepì, ma i bambini si spingevano l'un l'altro. Ti è capitato mai di chiedere qualcosa a Dio e magari tu ti aspetti subito dopo una gioia quando Dio ti risponde e ti dà qualcosa, tu ti aspetti da parte di Dio magari una gioia, invece ce ne accorgiamo che nelle nostre vite abbiamo sofferenza. E diciamo, andiamo davanti a Dio anche noi, come fece lei e disse, ma i bambini si spingevano l'un l'altro sul grembo, e lei la disse, se è così perché mi trovo in questa condizione? È quello che noi facciamo tutte le volte che Dio ci parla. È vero o non è vero? Quante volte abbiamo chiesto, Signore, fatti conoscere da me, io ti voglio conoscere di più, ed entriamo in quelle prove che ci portano a un cambiamento e vediamo la sofferenza. E infatti l'Eterno gli disse, tu, quando si inondò l'Eterno e ci fece la radiografia, ancora non c'era la radiografia, ma Dio gliel'aveva fatta, amen? Gli fece l'ecografia e Dio disse, due nazioni sono nel tuo grembo. E io mi chiedo oggi, puoi essere tu incinto di una nazione? Possiamo essere noi incinti di qualcosa che Dio sta mettendo dentro le nostre viscere? Dio, il sangue di Gesù è costato caro per noi, e Dio non ha progetti piccoli per le nostre vite, Dio non ha progetti piccoli per le nostre chiamate. A me, una volta andai io da Dio e gli dissi, Signore, è come se tu nella mia vita stessi facendo qualcosa di strano che io non capisco, io ti ho chiesto che ti volevo conoscere di più e invece mi ritrovo qui nella sofferenza, è come se tu avessi due pesi e due misure. E Dio mi disse, sì, io ho due pesi e due misure. E io rimasi scioccato davanti a Dio, perché Dio, il sangue di Gesù che è costato per noi, non ha progetti piccoli. Amen. È così. Andiamo a leggere più avanti. Noemi, Daniele, Dio ha progetti piccoli per noi. Dio ha progetti piccoli per la Chiesa italiana. L'abbiamo detto adesso. Abbiamo detto che Giuseppe si trovò, appena Dio gli diede sogni, cosa fece? Si trovò in prigione. Tutta la Bibbia è così. Nel momento che Dio dà le promesse, noi pensiamo, io tremo quando le persone mi fanno delle profezie. Potete ridere, eh? Perché è così? Perché dico, ora per arrivare a questa promessa, Dio mi deve cambiare. E Dio usa come, sapete cosa fa Dio? Sapete a cosa ci paragona? All'argento. E sapete perché? Perché l'argento è quel materiale che per essere pulito bisogna che lo si metta nel fuoco e si leva tutte le impurità. E sapete quando la gente è pronta? Quando il gioielliere gli riesce a specchiarsi davanti all'argento. E sapete cosa significa questo? Che solamente quando Dio finirà il lavoro nelle nostre vite e il suo viso verrà riflesso su di noi, Dio avrà finito quel progetto meraviglioso che appartiene alle nostre vite. Amen. 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 Potete dire amen. Non amen. Amen. Continuiamo. Volevo dire una cosa. Dopo Esaù, al versetto 26, dopo uscì il fratello, abbiamo detto Giacobbe, i due fratelli crebbero ed Esaù divenne un esperto cacciatore, un uomo di campagna, mentre Giacobbe era un uomo tranquillo che viveva nelle tende. Ora sappiamo, ora Isacco amava Esaù perché la cacciagione era di suo gusto, Rebecca invece amava Giacobbe. Una volta che Giacobbe si cucinò una zuppa, Esaù giunse dai campi tutto stanco. Ed Esaù disse a Giacobbe, per favore lasciami mangiare un po' di questa zuppa rossa, perché sono stanco. Per questo fu chiamato Edom. Ma Giacobbe gli rispose, vendimi oggi stesso la tua primogenitura. Esaù disse, ecco io sto morendo, sto per morire,
che mi giova la primogenitura? Allora Giacobbe disse, giuramelo oggi stesso. Ed Esaù gli giurò e vendette la primogenitura a Giacobbe. Quanti sanno l'importanza nel Vecchio Testamento della primogenitura? Se non lo sapete ve lo spiego io in maniera semplice. Che la primogenitura, e se mi sbaglio correggimi, tu lo puoi fare. La primogenitura non era altro che la doppia razione di quello che era tutta l'eredità del padre. Quando tu eri primogenito, ti toccava il doppio di tutti gli altri figli. E sapete cosa fece Esaù quel giorno? Rigettò. Andiamo a leggere, disse: io sto per morire, che mi giova la primogenitura? Lui disprezzò ciò che Dio gli aveva dato. Lui disprezzò la primogenitura. E io vi dico una cosa, lui si chiamava Esaù, che significa peloso, e fu subito dopo chiamato Edom, rosso. E Giacobbe significa soppiantatore, perché teneva il calcagno. E io oggi ti voglio insegnare un principio spirituale molto importante per la nostra vita, molto importante soprattutto per la Chiesa, che nella nostra bocca e nel dare dei nomi ai nostri figli o a qualcuno, quando usiamo degli aggettivi su qualcuno, quelle cose influenzano la nostra vita. È così, noi siamo esseri spirituali, dove la bocca pronuncia delle cose spirituali, e le cose spirituali sono creatrici in questo mondo. Quando tu darai un nome a qualcuno, quello influenzerà per sempre la sua vita. Giacobbe, soppiantatore. Finché non incontrò Dio, lui era un soppiantatore. E infatti Esaù andò da lui e disse: dammi. E lui gli disse: giuramelo. Ed Esaù mangiò un piatto di lenticchie e si vende la primogenitura. Io voglio dire adesso a ognuno di voi: ma che cosa c'entra tutto questo con l'Italia e che cosa c'entra con noi? Amen? È vero o non è vero? Mi state facendo questa domanda? Me la sono fatta anch'io. Non è un problema. Quanti hanno visto la passione di Cristo? E quanti hanno letto la Bibbia e i Vangeli? Ve la posso dire una cosa? Chi è stato? Scusate, non c'è acqua, stancare. Amen. È glorioso. No, non sono emozionato. Sono asciutto. Voglio dirvi una cosa. Che cosa... No. Che cosa c'entra con l'Italia questo? Voglio che anche le persone che stanno ascoltando, non lo so se ci sono, che ascoltino questo messaggio molto attentamente. Voglio essere chiaro a dire questo. Quando noi andiamo a vedere la passione di Cristo, quando noi andiamo a leggere l'Evangelo, vediamo che le persone che hanno messo Gesù sulla croce erano gli italiani, erano i romani. Quelli che hanno piantato i chiodi nelle mani di Cristo, che hanno permesso a quel sangue di essere sparso per tutte le nazioni, erano romani. Abbiamo messo nel capo di Gesù quella croce e quella corona di spine, e l'abbiamo appeso al legno del Calvario. È vero o non è vero? Quel sangue, quando chi è andato al cinema a vedere la passione di Cristo, si vedeva quel sangue che era enorme, che riempiva come se riempisse tutta la sala, che cadeva dal corpo di Gesù e inondava ognuno di noi. Erano romani. Io vi voglio dire una cosa, se io ero Dio... Beh, ognuno di noi forse l'avremmo fatto se avessero toccato i nostri figli. Amen? Cioè, è vero o non è vero? Atti 10. Non c'è bisogno che lo prendere. Il primo convertito fra i gentili è un romano, Cornelio. La misericordia di Dio e la giustizia e la benevolenza di Dio ha voluto che il primo convertito fra i gentili fosse un
italiano e romano centurione Spatti. Spatti significa anche. È vero o non è vero, fratello? È vero o non è vero? La Bibbia dice ai Romani che dove la grazia, dove il peccato abbonda, la grazia di Dio sovrabbonda, e questo è stato scritto nella lettera ai Romani. Amen. La Bibbia ci insegna che il tempo non è lineare, che il tempo non se ne va, perché per come il Vangelo è partito da Gerusalemme, la Bibbia ci insegna che finirà a Israele. Grazie. Ce l'ho fatta. È vero o non è vero? Il tempo non è lineare. Il tempo ritorna indietro. E sapete dove ritorna? Nello stesso punto da dove è partito. Amen, sorella. Gloria a Dio. Gloria a Dio veramente, perché è così. La punta del Calvario, la croce, è il tempo in cui è partito e finirà di nuovo lì. E sapete perché? Perché i primi saranno gli ultimi e gli ultimi saranno i primi. Noi abbiamo il diritto della primogenitura. Come Chiesa italiana, Dio ha un progetto meraviglioso per la Chiesa e per noi. E noi italiani siamo l'unico popolo a non credere in questo. Io vedo oggi su Facebook, ho girato l'Italia lungo e largo, grazie a Dio, e vedo persone che ancora parlano delle altre nazioni. In America fanno chisto, in America fanno kid, in America hanno grandi scrittori, in America hanno le mega strutture, e cosa abbiamo fatto? Abbiamo solamente cercato di copiare uno standard. Quando Dio voleva noi che ascoltavamo e ci mettevamo nella sua presenza e facevamo le cose come Lui voleva, per la nazione italiana. Vi voglio raccontare una testimonianza e poi passiamo di nuovo alla parola e continuiamo sempre su Esaù. Una volta ascoltavo un grande predicatore che si chiama Paul Walsh. È un grande predicatore, l'ho ascoltato, mi è piaciuto molto, ho preso un paio di spunti, e sapete che mentre stavo lavorando per predicare, Dio parlò alla mia vita e mi disse: tu non predicherai mai questo. Magari per alcuni è scomodo questo, ma non me ne frega niente. Io sono stato chiamato a predicare con franchezza e a predicare per la nazione italiana. Dio mi guardò e mi disse e mi ha detto: tu non predicherai mai questo. Io ho detto: Signore, ma non è un uomo di Dio lui? E Dio mi disse: a me è come se lo è, è un mio figlio, è un mio ministro, ma ciò che serve all'America non serve all'Italia. Ciò che loro hanno voi non avete, ciò che voi avete loro non hanno. Loro hanno come prima religione, hanno il protestantesimo, e a noi non serve questo, perché da noi non è la prima religione. Con questo mi voglio fermare e non voglio scendere ai particolari in quello che mi ha detto Dio, ma è così. Andiamo a prendere Esaù e di nuovo andiamo a prendere Ebrei, aspetti che lo prendo, l'ho scritto nelle parti. Ebrei 12:12. Ebrei 12:12 dice: aspetta, partiamo da qui. No, aspetta. Così ci sbriga. Partiamo da 14. Procacciate la pace con tutti i santi, senza la quale nessuno vedrà il Signore, badando bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio, e che non spunti alcuna radice di amarezza che vi dia molestia, attraverso la quale molti vengono contaminati, e non vi sia alcun fornicatore o profano come Esaù, che per una vivanda vendette il suo diritto di primogenitura.
Voi infatti sapete che in seguito, quando egli volle ereditare la benedizione, fu respinto perché la richiese con lacrime, perché non trovò luogo a pentimento. Voi infatti non vi siete accostati al monte. Mi voglio fermare qui. Esaù pianse davanti a Dio. Esaù andò davanti a Dio, ma Esaù fu respinto da Dio. E sapete perché? Perché lui non pianse per pentimento, ma per rabbia. È quello che oggi la Chiesa italiana riesce a fare. Piangere, come diceva l'altro giorno, voi domandate e chiedete male. Perché noi, come gli Edomiti, a volte siamo. Il seme della ribellione sta nelle nostre vite. Se noi andiamo in Amos, dice che loro perseguitavano gli ebrei. Perché, sapete? Perché quelle radici di amarezze se li portò in tutta la generazione. È l'unica cosa che può impedire il piano di Dio nelle nostre vite, nella Chiesa, è quella di una Chiesa che non è in accordo. È quella di una Chiesa che ancora si porta quelle radici di amarezze dentro e non ha luogo a pentimento. Siamo invidiosi l'uno dell'altro, ci spingiamo, io predico meglio, no, tu sei più bravo. Non deve essere, non dobbiamo essere come gli Edomiti, che odiarono i suoi fratelli. Il nostro sbaglio deve trovare luogo a pentimento davanti a Dio, e Dio rimuoverà quelle cose. Ora voglio dire una cosa: che cosa sembra Esaù? Abbiamo visto che noi siamo le eredi della primogenitura, ma che cosa c'entra? Io non voglio fare un paragone fra Isacco e il diavolo, ma sappiamo una cosa, e la sappiamo bene, che il soppiantatore delle nostre vite si chiama Satana, e lui cercherà in ogni modo di levare tutte quelle promesse che Dio ha fatto per la Chiesa italiana. Dio ci ha promesso il risveglio, Dio ci ha promesso cambiamento, Dio ci ha promesso unità, Dio ci ha promesso la sua gloria, e il diavolo cercherà di soppiantare quello che Dio ci vuole promettere, quello che ci tocca come diritto della primogenitura, perché l'Italia sarà l'ultima nazione ad essere visitata dopo Israele. E questo sta arrivando adesso, un vento di benedizioni sulla nazione italiana, che tutti coloro, mi dispiace dirlo, che non si stanno preparando faranno la stessa fine di Esaù. E non è un gioco. Rimarranno se con un piatto di lenticchie nelle mani, senza il diritto della primogenitura. Questo succederà. Il soppiantatore delle nostre vite. Ma a voi vi sembra un caso che l'Italia è il paese della pasta, del paese della pizza, il paese dove ci piace mangiare, dove la cucina è migliore? Sapete perché? Perché il diavolo vuole distrarre le nostre vite da quello che lui ha promesso. Vabbè, prego, domani, oggi mi vuoi a mangiare. Quante volte l'abbiamo fatto? Vabbè, a quella sorella, no, anche io ci parlo domani, lo signore, perché oggi non digiuno, ci avevi a tocca pasta. È vero o non è vero? Il diavolo le sa tutte. E l'Italia adesso deve riconoscere e dire, non come fece Esaù. Esaù disse, lo andiamo a leggere, scusa, secondo me va bene bene. Genesi 25, non c'è bisogno, lo leggo io. In Genesi 25 è scritto: Esaù disse, ecco, io sto per morire, ma che mi giova la primogenitura? E sapete oggi, come italiani, che cosa dobbiamo rispondere? Spero per la grammatica sto andando bene. Cosa dobbiamo rispondere, Daniele? Ma mi accontento morire piuttosto che mangiare quella lenticchia che tu mi stai offrendo. Amen.
È vero o non è vero? Dobbiamo prendere i progetti di Dio, posarli nel nostro cuore, e soprattutto, parla ai giovani, dobbiamo prendere quella spada che Cristo ci sta donando e dobbiamo uscire, e soprattutto dobbiamo entrare nell'intimità di Dio per innamorarci veramente di Dio. Amen, i sogni, i progetti ancora sono validi per la nazione italiana, nonostante ci siamo trovati nella prigionia. E io voglio gridare insieme a voi che vi alzate in piedi, alzatevi, e gridare insieme a voi per una nazione italiana gloriosa, dei progetti che Dio sta mettendo in ognuno dei vostri cuori. E gridiamo: io non farò come Saul, che venderò la primogenitura. Io non sarò come lui, che per un piatto di lenticchie ha detto: ma io sto morendo. E muore. Che ti puoi risusciti in Cristo. Non è questo il problema. I sogni di Dio, abbiamo detto oggi, Daniele, Michele, abbiamo parlato tutti quanti di una cosa, ed è quella che Dio vuole fare nella nostra vita, ed è quella che è un progetto meraviglioso. La vuoi sapere una cosa? Stai partorendo una nazione. Nel tuo grembo c'è una nazione. Ma può essere che io ho chiesto un figlio e mi sono state date due nazioni? A me. E può essere che tu gli hai detto a Dio: Signore, voglio vedere la tua gloria. E Dio ti ha detto: ok, della mia gloria te la faccio vedere, ma nel frattempo ti do una nazione italiana dentro il tuo grembo. Questa generazione sta per partorire l'Italia, i sogni, i progetti, quello che abbiamo sognato, non una vita fatta di routine evangelica. Basta. Giovani che riconoscono ciò che viene da Dio, che possono esplicare il Vangelo della gloria e possono riconoscere la parola a 360 gradi, affinché possano portare questa nazione. E a noi un giorno potremo dire: c'eravamo anche noi. Alleluia. Gesù diceva che i tempi, magari molti di noi hanno pensato: ma non poteva nascere ai tempi dell'apostolo? Beh, io ti dico una cosa: io sono entusiasta per quello che Dio sta facendo nella nostra nazione, e non ne vale, veramente ne vale la pena, anzi, vivere in questo tempo dove possiamo vedere la gloria di Dio. Amen. Signore, ti voglio ringraziare, Padre, per questo momento, Signore. Ti voglio ringraziare, Padre, per la nazione italiana, Signore. Vogliamo benedire questa terra. Vogliamo, Signore, venire davanti a Te, Signore, a portarti ognuno dei nostri progetti, Padre. Alleluia. Grazie per ogni cosa, Signore, grazie per quello che farai, Signore. Non più una vita di routine, ma una vita di intimità insieme a Te. Grazie Padre, grazie per San Giorgio, Signore, grazie per i progetti di Librino, Signore, grazie per quanti stanno lavorando per l'unione della Chiesa italiana, Signore. Grazie Padre, alleluia, gloria, 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 benedetto il tuo santo nome, Padre, oh, la tua presenza, gloria, gloria, alleluia, alleluia, oh sì Signore, io voglio venire davanti a Te, piegando le mie ginocchia, Signore, gridando con un cuore, Signore, con una sola voce, in accordo alla Tua parola, in accordo a quello che ha detto Petro, in accordo a quello che abbiamo ognuno di noi nel cuore, Signore. Sia fatta la Tua volontà, regni in Italia, Signore, te lo chiedo con tutto il mio cuore, Signore. Signore, vogliamo vedere Te innalzato in questa nazione, vogliamo vedere solo Te, il Tuo nome, non ci interessano gli uomini di uomini. Ma ci interessa solo il tuo nome, Signore. Non ci interessano le denominazioni, le regole, gli schemi, le cornici umane, Signore, ma vogliamo te.
solo te. Vogliamo ritornare a te con un cuore sincero, Signore. Vogliamo che la Chiesa, tu sei il Signore, tu sei il Signore, tu, Signore, fallo, Signore, usati di ognuno di noi, Signore. Vogliamo vedere una Chiesa unita, unita, che lavora insieme nella semplicità, nell'amore. Che il tuo amore possa rompere ogni barriera, ogni muro. Te lo chiedo nel nome di Gesù, Signore. Io vedrò con i miei occhi questo e noi lavoreremo insieme, Signore. Non ci interessa, non ci interessa, ma lo faremo, Signore, lo faremo per te. Non esistono muri, ostacoli, non esistono impedimenti, perché tu sei il più grande di qualsiasi muro e impedimento. E io ti benedico con tutto il mio cuore, Signore, perché io vedrò la tua gloria, lo dichiaro, lo profetizzo, ci credo, nel nome di Gesù. Amen. Sorgi da parte tua, Signore, visioni per la nazione italiana, Padre. Visioni per i giovani, Signore, che ci possiamo innamorare di te, Padre, che possiamo raggiungere, Signore, quei perduti in questa nazione, affinché tu possa accompagnare con la tua unzione le nostre vite, Padre. Alleluia. Io non so te, ma questo messaggio di questa sera ha acceso un fuoco. Amen. Se sei qui e hai sentito il messaggio di Dio, io credo che sia acceso un fuoco. Amen. Lo stai dicendo perché il fuoco è acceso. Amen. Io voglio aggiungere un piccolo pensiero. Un piccolo pensiero. Alleluia. Il giorno che Giosuè dovette conquistare la nazione che era stata promessa a Israele, la prima cosa che Dio disse a Giosuè fu: Mosè è morto. E di Mosè nel capitolo precedente è detto: non è mai esistito un altro uomo come Mosè a cui Dio parlò faccia a faccia. Non è mai più esistito un uomo come Mosè mandato da Dio per compiere prodigi e miracoli. A quell'esempio, a quell'uomo va Giosuè, Dio disse è morto. Parlò subito a Giosuè di svolta. Morto, finito. Ora alzati. Parole di guerra, alzati. Perché sei lì a terra, alzati. E vai a conquistare, perché io ti prometto una cosa, Giosuè. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Perché io non cambio. Gli uomini passano, gli esempi finiscono e alcuni muoiono. Oggi il messaggio che Dio ha dato a Giuseppe è stato eccellente. Quell'esempio è morto. È morto, Dio non farà mai una fotocopia. Ma Dio sarà con te come è stato con Mosè. Sarà più di Mosè. E io ti prometto, dice l'Eterno, che qualunque cosa il tuo piede calcherà da oggi in poi, io lo darò a te. Questo parla di progresso. Parla di uomini che si sono alzati con un nuovo esempio, una nuova fede, una fiamma all'interno del cuore. Uomini che non aspettano più che gli altri facciano qualcosa, ma uomini che si alzano per conquistare. Uomini che si alzano per vivere la visione, uomini che si alzano per vivere il sogno profetico che Dio ha dato alla propria vita. Oggi Dio ti dice, e l'ha detto egregiamente con Giuseppe, alzati. Chiesa di Dio, alzati, alzati. È finito il tempo di essere vittima, è finito il tempo di aspirare a altre cose che non è Dio. Alzati. Ci sono delle persone qui che, ascoltando la predicazione, si sono detti nel loro cuore: Signore, anch'io voglio fare parte di questo progetto, anch'io voglio quel fuoco dirompente dentro di me. Io ti voglio dire una cosa da parte di Dio. Vieni qua davanti. Noi non siamo sempre frequenti a fare questi appelli, ma questa sera ti voglio dire nel profondo del mio cuore: Dio sta chiamando te ad una liberazione. Dio non spegnerà il lucignolo fumante. Dio farà ritornare di nuovo quella fiamma ardente nel tuo cuore. Se tu hai un peso, se tu
non riesci a sbloccare, se tu hai dei problemi e ti stai concentrando su quei problemi e dici a Dio stesso: Signore, io voglio guardare a te e non voglio guardare più i miei problemi, io voglio vedere la tua gloria in questa nazione e non voglio essere lasciato disparte. Io non sono come Esaù, io non sono come Esaù, Signore. Ricorda, Dio è un Dio di misericordia, Dio è il Dio della prima, della seconda, della terza. Abbiamo letto che la grazia è per tutti. Se tu hai delle radici di amarezza, vieni qui davanti. Se tu ti porti dei pesi che non vengono da Dio, vieni qui davanti e non avere vergogna, siamo in famiglia. Una fiamma per te, Signore, una fiamma per te, Signore, che non si spenga mai. Una fiamma per te, Signore, una fiamma per te, Signore, una fiamma per te, Signore. Veramente con tutto il tuo cuore, manda il Signore una benedizione specifica. Che tu stai governando la sua vita, che prenderai tutta la sua vita e la controllerai e la porterai. Alleluia. Un altro successo della Bibbia che nasce da un fallimento è descritto proprio negli ultimi giorni della vita di Gesù. Nel momento in cui Gesù aveva più bisogno di un sostegno umano e aveva tre amici tra i suoi discepoli, uno tra loro era Pietro, la Bibbia dichiara che nel giorno in cui Gesù ebbe più bisogno di qualcuno che testimoniasse di lui, Pietro in un giorno, prima delle ore 6 della mattina, riuscì a rinnegarlo palesemente. Alcune versioni della Bibbia dice addirittura lui bestemmiò, dicendo in modo molto chiaro: io non conosco quest'uomo, possa andare lui a morire, io e lui siamo due persone completamente diverse. Ma alcuni gli dicevano: come, tu adesso, il tuo modo di parlare è molto simile al suo, siete della stessa regione, ma io non lo conosco. Erano passati 3 anni insieme, in una sola notte, nella notte più importante della vita di Gesù, lui disse: non lo conosco. Ma la meraviglia di Dio è che Gesù, quando risuscitò, disse: dite a Pietro, dite ai miei discepoli e a Pietro che io lo sto aspettando. Fu a Pietro che Gesù disse: pascia i miei agnelli. Fu Pietro che dopo qualche anno testimoniò e si convertirono a milioni sotto la sua predicazione, che durò soltanto meno un quarto d'ora. La Chiesa nacque da un uomo che aveva palesemente rifiutato e non ha avuto il coraggio di alzarsi. Puoi dire stasera: Dio sei buono. Perché non vale i miei fallimenti. Tu non li guardi e quindi non mi suggellano. Un uomo una volta disse: tu puoi anche aver fatto quelli che gli uomini dicono, ma tu non sei quelli che gli uomini dicono. Tu puoi aver sbagliato, tu puoi avermi negato, ma questo non toglie la misericordia di Dio dalla tua vita. Questo non toglie il piano di Dio dalla tua vita. Tu sei in grado di partorire. E ricorda che Rebecca era sterile, era un corpo non adatto a partorire, è partorito in azione. Alzati e permetti che queste parole entrano nel cuore, non nella tua mente, scendano nelle viscere di te, che ti convincono a fare una scelta diversa nella tua vita, una scelta diversa nel modo in cui tu pensi. Non guardare più alla tua fiacchezza. La Bibbia dice in Isaia 54: giubila, o stelle, e tu che non provi le doglie di parto, perché i figli della desolata saranno più numerosi dei figli della vantata. Allunga alle tue tende senza risparmi, rafforza i tuoi pioli, allunga il tuo cordame, perché tu
perché tu ti espanderai a destra e a sinistra. Amen. E la tua discendenza possiederà le nazioni. Giubila, o stella. Giubila. Apri la tua bocca. Giubila. Giubila. Perché tu partorirai un figlio che sarà meraviglioso. Perché le tue viscere progetteranno qualche cosa di chiaro, autentico e di divino e sarà mostrato alla terra. Non qualche cosa di artefatto, non qualcosa di riprodotto, ma qualcosa di nuovo e autentico. Qualcosa partorito da Dio e messo in te. Giubila. 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 E comincia a dire: farò così. Non capirò forse tutto quello che sta succedendo nella mia vita, ma oggi io decido di giubilare. Oggi io decido di accordarmi con colui che ha detto: poi ogni cosa sarai fede in me. Oggi tu hai la scelta di dire una fiamma per te, e hai sempre tu hai la scelta di dire che non si spengono. Dipende da te, dipende da me. Dipende da quanto saremo accordati con quello che ti ha detto stasera. Io volevo dire una cosa che ho sentito da parte di Dio adesso. Daniele non ha detto che la sorella che ha cantato è di origine ebrea. E gliel'ho detto prima a Rosario e il Signore mi diceva: hai predicato su due nazioni. E il mio obiettivo era quello. Nella storia, nella Bibbia, noi conosciamo che l'Italia ha sempre avuto una parte su Israele. E vi voglio dire una cosa, l'Italia avrà parte di nuovo per un progetto su Israele. Noi abbiamo una responsabilità, oggi non è un caso, abbiamo una donna di origine ebraica qui dentro e abbiamo predicato su Israele e sull'Italia e sulla ricostruzione delle mura di Israele. Per questo per alcuni è follia, ma io credo nei sogni e nei progetti di Dio. Oggi non è un caso che la sorella che è ebrea ha benedetto la chiesa italiana e noi abbiamo benedetto lei. Il progetto di Dio sono le due nazioni nel grembo e non è più una nazione. Ho predicato e poi ho detto: noi stiamo partorendo una nazione. Il Signore mi ha detto: io progetto per le due nazioni e continuerò a scrivere la storia. Abbiamo ancora una parte di progetto con la terra di Israele. Amen. Questo ci deve rendere onore, perché sappiamo cosa è successo a Gerusalemme. Abbiamo devastato quella nazione, abbiamo distrutto quella nazione, sia come romani sia come crociati. Abbiamo detto che il regno, che la città eterna era Roma, quando invece è rimasta sempre Gerusalemme. Ci siamo appropriati come italiani di qualcosa che non ci apparteneva, che non era il nostro. E come cristiani e come corpo di Cristo, adesso tocca a noi ricostruire, riedificare quello che è la realtà spirituale, e sono le mura di Gerusalemme e la città santa. Amen. Amen. Non è Roma la città santa. Lo grido al Papa, a tutti i vescovi, a tutto il mondo, a tutti quelli che hanno creduto che Gesù, che Dio abbia abbandonato Gerusalemme perché ha ucciso il Cristo. Beh, non hanno fatto i conti bene, perché abbiamo visto attraverso la parola che sono stati i romani ad uccidere Gesù. Ce l'hanno consegnato nelle mani e Dio ha avuto misericordia con noi e ci ha dato il diritto con Cornelio, e quanto più lo farà con Gerusalemme, nonostante Gesù è stato sepolto lì, e cioè è stato sepolto e risuscitato, è stato crocifisso in quella nazione. Amen. Dio vi benedica. Volevo salutare tutte le persone che sono in diretta sul live Skype. Ho detto giusto? Signore, grazie per ognuno di loro. Signore, grazie per questa parola. Signore, grazie per i loro cuori, Signore.
Grazie perché anche loro possono crescere insieme a noi in questo equipaggiamento nuovo che tu stai facendo per la nazione italiana. Signore, voglio benedire ogni persona a casa. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Ora darò la parola a Daniele. Sì, ho una parola da parte del Signore per te. Tu parlavi proprio di nome, no? E si è parlato di Giuseppe. E il Signore mi fece vedere te come figura di Giuseppe. Noi come italiani non facciamo altro che lamentarci dei politici e non facciamo mai qualcosa per loro. E invece Dio chiamò Giuseppe, un ragazzo che non aveva né parte né arte. È giusto, ma Dio lo chiamò, gli diede dei sogni. E poi il Signore diceva, proprio i fratelli non credono in quello che io ho messo in lui. E io farò cose grandi. E il Signore mi fece vedere che tu andrai accanto a politici proprio a parlare di Cristo e molti si convertiranno. E tu porterai un beneficio alla nazione come fece Giuseppe. Proprio a motivo del credere in Cristo, verremo benedetti noi come popolo di Dio. E il Signore ti dice ancora, tieni fermi per te questi sogni, perché fra poco li vedrai adempiere. E proprio gli occhi vedranno con gli occhi naturali, non soltanto con gli occhi spirituali. E tutti coloro, e io ti chiedo perdono per questo, e tutti coloro che non hanno creduto in te e te ne hanno detto di tutti i colori, i primi loro saranno in prima fila a dirti ringrazio Dio per te. Amen. Mi accordo totalmente ad Anna e benedico Giuseppe Vasta con tutto il mio cuore e rilascio anch'io le benedizioni dal cielo, perché sono certa che uno strumento meraviglioso nelle mani di Dio. Noi lo chiamiamo Pietro per tanti motivi, ma come Pietro è stato un uomo meraviglioso di Dio e lo stesso sarà Giuseppe, un uomo meraviglioso del Signore, e noi siamo onorati di averlo con noi e lo benediciamo e siamo onorati di averlo non solo come fratello ma anche come amico e lo benediciamo con tutto il nostro cuore. Grazie Signore di averlo nel nostro mezzo, grazie Signore per tutto quello che farai attraverso di lui nel nome di Gesù. Amen. Grazie Padre per questa serata, Signore. Grazie Signore per Israele, per l'Italia. Grazie Signore perché noi vedremo una grande raccolta, così grande Signore, ma ci dobbiamo preparare, Signore. E noi dichiariamo che ci stiamo preparando, Padre, veramente, perché dobbiamo essere pronti per una raccolta che lo Spirito Santo sta preparando per la nostra nazione. Quando ciò che noi non vediamo è già scritto, è già preparato. E l'Italia è una nazione che Dio ama in maniera profonda, grandissima, Signore. E io lo so, Padre, e voglio benedire ognuno di noi e voglio che veramente ognuno di voi possa essere coerente in maniera spirituale affinché la Chiesa possa rilasciare ministeri, doni. Noi abbiamo bisogno di persone che cominciano a lavorare e che vengono rilasciate in quello che Dio ha dato a loro, perché Dio gliel'ha dato e nessuno può togliere, ma la Chiesa ha bisogno di riconoscerli, la Chiesa ha bisogno che queste persone collaborino con la Chiesa affinché possiamo veramente vedere persone che cominciano a fare cose grandiose. Ovunque si troveranno, ovunque lo faranno, non ha importanza. L'importante è che la Chiesa vada avanti in maniera impetuosa. Noi siamo pienamente convinti che l'Italia sarà una nazione super benedetta da Dio, perché così è, così lo sarà. E noi vedremo la gloria di Dio in questa nazione. Voglio benedirvi. Benediciamoci anche con un caloroso abbraccio l'uno dell'altro.